Chiediamo ai gentili ospiti se si possono accomodare dove possibile e noi daremo avvio a questa appunto conferenza stampa, che è più che altro un momento di inaugurazione del progetto su Murazzi organizzato dall'associazione ICS e ARCI in collaborazione con la città di Torino e poi presentarvi appunto cosa pensiamo di fare in questi 2 mesi e sperare nella vostra benevolenza rispetto a quello che è il progetto che abbiamo pensato di proporre alla città. Allora, io sono Ezio Dema dell'ICS, di fianco a me c'è Filippo Vincenzino, segretario dell'ARCI. Noi abbiamo il compito di fare un po' le vallette di questa situazione, quindi di introdurre la conferenza e cedere poi la parola ai nostri graditi ospiti. Come avrete avuto modo di leggere e sentire in questi giorni, l'Associazione Italiana Cultura e Sport e l'ARCI, ICS ARCI, hanno pensato di proporre alla città un progetto di riapertura rispetto all'area dei Murazzi, che aveva come obiettivo principale quello intanto di riportare alla vivibilità dei cittadini uno spazio come bello come questo dei Murazzi lungo le sponde del fiume, e dall'altra parte di cercare di riportarlo alla vivibilità in maniera per noi sana, corretta e legale, pensando al fatto che le sponde del fiume possono essere utilizzate in tutte le fasce della giornata e possono essere utilizzate da tutte quante le fasce d'età, da tutte quante le persone, cambiando un po' quello che era l'immaginario su Murazzi, pensato semplicemente come uno dei luoghi della movida torinese, senza però cambiare anche quello che è un aspetto che secondo noi è altrettanto interessante, quello di fare in modo che ci sia uno spazio anche per il divertimento, anche serale, per i giovani, ma appunto provando a portare una fruizione dello spazio dei Murazzi differenziata. Nel progetto che siamo andati a proporre, che poi appunto insieme a Filippo velocemente vi presenteremo, che credo che già in parte avete avuto modo di vedere, è stato pensato l'allestimento di aree sportive, di aree ricreative, di aree per attività culturali, di aree spettacolo e di anche una parte legata all'attività di somministrazione. L'iniziativa, come potete vedere, si realizza totalmente di fuori delle arcate, perché per quanto riguarda le arcate c'è un progetto della città che prevede il fatto che, ma ne parleranno meglio credo il sindaco e gli assessori, che prevede appunto un intervento chiaramente più completo e più complesso rispetto a quello che andiamo a proporre come associazioni. Il nostro progetto, lo dico proprio in poche parole, poi avete avuto modo di avere un po' quelli che sono i comunicati, punta ad aprire l'area dei Murazzi dalle 10 del mattino fino alle 2 di notte. Una cosa per noi importante è appunto quello, anche non andare troppo avanti nella notte, cercando di fare in modo che appunto anche la fruizione notturna non sia tale da andare in orari che possono infastidire la cittadinanza, partendo durante il giorno con le attività che sono principalmente rivolte ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti. C'è un progetto pensato per gli adolescenti che viene realizzato sia da ICS che da ARCI, con attività differenziate di laboratori, di attività sportive e di coinvolgimento degli adolescenti rispetto anche alla gestione diretta degli spazi che noi abbiamo organizzato. Ad esempio, in fondo il primo bar che trovate all'ingresso sarà durante il giorno un bar bianco gestito totalmente dagli adolescenti, quindi dove non ci saranno adulti, ma coinvolgeremo i ragazzi a gestirlo direttamente, così come poi appunto le iniziative sono pensate in modo tale che non siano solo fruitori ma siano protagonisti veri di questa iniziativa, e lungo l'arco della giornata appunto si svilupperanno le altre iniziative. In due parole, ecco, prima di tutto i ringraziamenti, poi chiedo a Filippo di integrare meglio di me il programma delle attività del progetto. Vorremmo intanto ringraziare tutti coloro che hanno accettato il nostro progetto, quindi la città di Torino, a partire dal sindaco, gli assessori Curti, Braccialarghe e Mangone al commercio, l'assessore Passoni, che hanno accettato la nostra proposta e hanno messo a disposizione gli spazi appunto dei Murazzi per poter realizzare l'iniziativa. Vorrei precisare, visto che
sono stati, è stato oggetto anche di richieste da parte di qualcuno. Nel avviare questo progetto le associazioni hanno presentato una proposta, una richiesta alla città e tutto quello che abbiamo realizzato, abbiamo cercato di realizzarlo nel pieno rispetto di quelli che sono i regolamenti comunali, le normative comunali, cercando noi per primi di operare nel rispetto di quella che è la legalità e quelle che sono le regole che la città giustamente ha deciso di porre rispetto a questo spazio. Non è stato semplice, ma credo che ci siamo riusciti a fare una proposta interessante, perlomeno a noi sembra convincente. Abbiamo trovato in questo un partenariato, la città appunto ha accolto il progetto ma non ha dato contributi pubblici, non c'è un contributo da parte della città, perché era giusto rispetto a questa iniziativa che partisse dalla capacità propositiva delle associazioni. Abbiamo trovato partenariati tecnici, ad esempio nella GTT, che come vedete sta collaborando con noi ospitando la conferenza stampa, ma con la GTT abbiamo intenzione poi di realizzare anche iniziative che possano valorizzare anche l'utilizzo dei battelli sul fiume. Abbiamo trovato una collaborazione da parte della SMART, un po' dei vari servizi della città che hanno cercato di offrire anche dal loro punto di vista quella che può essere la collaborazione tecnica. Spero di non dimenticare i vari partner coinvolti, poi comunque ognuno integrerà. Rispetto all'iniziativa, come avete visto, abbiamo creato anche una campagna di promozione sui vari social network, realizzando pagine Facebook, siti, piuttosto, ecco, per chi è interessato abbiamo realizzato un hashtag per quella che è la campagna attraverso Twitter, che è hashtag Mare e Muri, per poter rilanciare le proposte e le iniziative giornaliere. Ci sarà una programmazione che è stata già in parte costruita di tipo culturale, sportivo e ricreativo, ma che chiaramente è in divenire, perché avendo avuto uno spazio di tempo abbastanza ridotto la stiamo costruendo. Un altro aspetto per noi importantissimo è quello che è un progetto associativo che mira a coinvolgere le associazioni ICS e ARCI che sono presenti sul territorio, che tutti i giorni dell'anno fanno attività culturale, sportiva e ricreativa. Quindi qui non troverete mai il grande artista, a meno che appunto non venga perché decide di aiutarci rispetto a quello che è il progetto sui Murazzi. Troverete quelle che sono le proposte che nascono quotidianamente nei nostri circoli, nelle nostre associazioni, che le nostre associazioni tendono a realizzare, quindi dai laboratori alle attività sportive, agli spettacoli, ai concertini, saranno totalmente gestiti e realizzati dalle associazioni che abbiamo coinvolto e che tutte con grande entusiasmo hanno deciso di partecipare e che hanno creato un bellissimo gruppo di lavoro che sta portando avanti l'iniziativa. Quindi per me un elemento di soddisfazione è stato proprio questo, quello di trovare le associazioni affiliate immediatamente disponibili a farsi coinvolgere in questa iniziativa senza chiedere prima, come accade in altre volte, sì ma quanto c'è, cosa c'è, ma siamo pronti a partire e a fare la nostra parte. Cederei la parola a Filippo per integrare e poi chiameremo i presidenti delle associazioni, il sindaco e gli assessori per fare invece la parte più seria, diciamo, rispetto a quella nostra. Grazie. Grazie Ezio. In realtà hai già detto tutto tu, quindi niente, io mi limiterò a sottolineare quanto per noi sia importante essere qui e fare questo progetto in collaborazione appunto con Torino, innanzitutto perché è stata anche una scommessa quella, e con la città. Sappiamo che questo è un luogo caldo e sappiamo che è appunto di essere sotto gli occhi della città. Vi racconto solo un episodio. L'altra mattina, a proposito di sabbia e di spiagge, l'altra mattina ero qui, che stavo insomma cercando di coordinare gli allestimenti, e a un certo punto vedo un vecchietto, una persona anziana sulla settantina, che borbottava e guardava la spiaggia. E allora mi sono avvicinato e ho chiesto, ma c'è qualche problema? E lui mi ha spiegato che in realtà suo padre aveva messo il lastricato per terra, e quindi era molto preoccupato e molto scontento che insomma noi avessimo messo la sabbia sopra. Quindi per dire che anche la cosa più banale alla fine è vista da una parte o dall'altra, e insomma, comunque l'ho tranquillizzato e sono andato via abbastanza contento. Niente, io vabbè, ho già fatto tutto Ezio, per cui sei stato molto bravo. Per cui chiamerei gli ospiti per anche, insomma, andare più avanti nel progetto e la parte politica.
Innanzitutto il sindaco che ci ha fatto l'onore di venire. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto all'ARCA-ICS che hanno accolto la sollecitazione e l'invito della città a attivare i Murazzi. Sappiamo bene come i Murazzi sono un luogo importante della città e che da molto tempo, dopo che c'era stata l'azione di sequestro da parte della magistratura, il fatto che i Murazzi non fossero agibili e fossero inutilizzati suscitava in molti cittadini giustamente degli interrogativi. A questi interrogativi finalmente si dà una risposta adesso con questa iniziativa per la stagione estiva, si darà una risposta in settembre quando si faranno i bandi per le assegnazioni, sia per completare i lavori di risistemazione e sia per l'assegnazione delle arcate definitiva agli operatori che sceglieranno di partecipare ai bandi e quindi di rendere permanente l'attività dei Murazzi. Quindi una parte vitale della città, in un luogo che tutti considerano evidentemente di grande pregio, di grande attrazione, che torna a essere vivo e che noi vogliamo che sia vivo e sia un punto di aggregazione per tutti coloro che, giovani e meno giovani, vogliono passare, qualche ora di svago lungo il Po. Il fatto che ci sia programmata un'iniziativa non soltanto serale ma anche di giorno significa appunto questa volontà di interloquire con una platea larga di cittadini di diversa età, di diversa generazione, di diversa sensibilità e di diversa domanda che potranno ritrovare qui appunto una risposta di loisir adeguata. Ripeto, è l'inizio di un percorso che in questi due mesi consentirà soprattutto a tanti che magari non vanno in ferie nel mese di luglio e di agosto di avere un punto di svago nella città e al tempo stesso è l'inizio di un percorso che con i bandi che emetteremo a partire da settembre consente di recuperare pienamente i Murazzi alla vita della città e farne, come giustamente i cittadini chiedono, un punto importante di attività, di vita e di vivacità della nostra città. Quindi grazie soprattutto a tutti quelli che si sono dedicati, che hanno sostenuto, alle nostre società che hanno sostenuto anche in termini di sponsorizzazione e di aiuto la implementazione di queste attività e auguri e buona fortuna. Grazie sindaco. Sì, chiamerei i presidenti delle associazioni, quindi Ugo Zamburu e Anna Maria Battista, IACS e gli assessori, la signora Curti, la Celarghi, l'assessore Passoni. Ma buonasera, io riprenderei proprio quello che ha detto il sindaco, sono qui nella doppia veste di presidente dell'ARCI ma anche di psichiatra, non per voi. Ma rispetto al fatto che uno dei sogni, uno degli aspetti che ci piacerebbe coltivare è proprio il discorso diurno. Parafrasando il subcomandante Marco, ci piace l'idea che questo posto possa essere sia un posto dove camminare domandando, cioè incontrare le persone e cercare di creare quel famoso dialogo, perché adesso siamo un po' troppo abituati tutti a ragionare come tifosi, sì o no, e forse la possibilità di incontrarsi in spazi piacevoli e divertenti permetterà magari di ragionare su alcuni comportamenti. Ho coinvolto il direttore delle settori dipendenze dell'Asto 2, che verrà a tenere proprio degli incontri, delle discussioni rispetto ad aspetti problematici, il bere, l'uso di sostanze in compagnia bella. Ci sarà il centro diurno dell'Asto 2 che verrà, anche perché sempre il vecchio subcomandante diceva che bisogna camminare al passo degli ultimi, e quindi offrire uno spazio così bello a persone che, non hanno tante altre possibilità, può essere davvero il primo passo per costruire uno dei nodi della rete e lavorare sulla comunità competente che possa influenzare gli stili di vita e migliorare la qualità della vita di questa città. Grazie. Allora, la presidente della CS di Torino. Grazie. Visto che hanno già parlato in tanti, hanno detto tante cose interessanti, io mi limito solamente a puntualizzare
una breve cosa, che il fatto che l'AICS e l'ARCI sono due associazioni importanti, grandi sul territorio, che hanno affiliati a sé molti circoli. Circoli e associazioni significano tante persone che operano tutti i giorni, e quindi, come dire, sicuramente una parte molto interessante di questo progetto è stata in questa fase di avvio, durante l'allestimento, dove tutti sono stati chiamati e hanno risposto. Ma noi pensiamo che sia anche, come dire, di qui in avanti, durante questi due mesi, sicuramente un fatto interessante poter interagire continuamente con loro. Quindi le associazioni saranno qua, come dire, a disposizione di tutti, aperti a tutti, aperti al dialogo, come diceva anche il presidente dell'ARCI. Ci tengo molto al legame col piano adolescenti della città di Torino, perché l'abbiamo seguito in diversi della nostra associazione. Abbiamo potuto, come facilitatori, entrare nelle scuole superiori a Torino e fare con i ragazzi molto ascolto e anche progetti che sono stati vincitori. In questo momento c'è un bando di gara proprio per seguire alcuni progetti vincitori, ma ci sono tanti altri progetti, perché sono stati 52 i progetti presentati dagli adolescenti, che non possono vincere un premio, ma che potranno qui invece vedere la realizzazione pratica durante l'estate, se ne avranno voglia. Quindi per noi sarà, come dire, un'altra azione del piano adolescenti, quella di offrire la possibilità ai ragazzi di partecipare attivamente, di farsi coinvolgere nel modo che preferiranno e che vorranno all'interno del progetto Murazzi. Ci piace che questa sponda, così oggi, anche oggi, sia già così vivace, senza, insomma, che ancora, come dire, abbiamo iniziato nulla, quindi siamo molto contenti, molto soddisfatti. Grazie. Passo la parola. Sì, comandante. Finalità, Beh, poco da aggiungere, se non che, diciamo, dopo il lavoro di questo mese, vedere l'allestimento, vedere già la bambina che giocava con le formine dentro la sabbia, diciamo, è sotto il Monte dei Cappuccini, è un bello spaccato, una bella fotografia di quello che vorremmo fossero i Murazzi nei prossimi due mesi. Come abbiamo già detto, esplicitato, questo è un uso temporaneo di questo meraviglioso luogo. Però vorremmo che fosse l'occasione, già stato detto, per cambiare l'immaginario della città rispetto a questo luogo, perché c'è bisogno non solo di buoni progetti, non solo di buone procedure amministrative, ma c'è bisogno anche di immaginario, c'è bisogno di fantasia, c'è bisogno di creatività, e la città ce l'ha le risorse per rispondere, ma è indispensabile dimostrare che è possibile. Allora, grazie al lavoro congiunto sia dell'amministrazione ma anche di AICS e ARCI, che hanno accettato una scommessa, vi assicuro, non facile, perché non è facile stare in questo posto, anche soltanto dal punto di vista autorizzativo, è stato detto, non c'è stata alcuna scorciatoia, tutto è stato fatto secondo la norma di legge, ma per farlo vuol dire avere almeno 8 permessi di 8 enti diversi che autorizzano la possibilità di mettere un gazebo piuttosto che la sabbia, perché ce ne sono tanti soggetti coinvolti, dal magistrato del Po alla protezione civile eccetera, quindi questo è un luogo complicato, difficile, ma è anche un luogo straordinario. Allora io devo dire, mi sento di ringraziare intanto il fatto che l'AICS e l'ARCI, come rappresentanti di quella moltitudine di risorse associative e culturali che questa città ha e che spesso si dimentica di avere, hanno accettato una scommessa che riteniamo possa essere molto importante anche per la fase definitiva dei Murazzi, quando le arcate saranno aperte. Questo mi permette di lasciare la parola al mio collega Gianguido Passoni. Sì, questo è un posto, secondo me, unico e meraviglioso, non solo in città, ma forse nel panorama italiano e europeo. Io credo bisogna ringraziare, mi associo, le associazioni che si prendono la responsabilità di gestire questo luogo, perché con tutta la storia che ereditiamo e con il fatto che, tra virgolette, oggi aprire in questo luogo una rivitalizzazione nelle regole, nel contesto e con le premesse fatte da chi mi ha preceduto, vuol dire assumersi una responsabilità, e questo è, come dire, il livello della classe dirigente, dell'associazionismo di questa città, che è un patrimonio della città, è un bene comune della città. La seconda cosa è che, naturalmente, qua ci assumiamo l'impegno. Oggi solo un'arcata e mezza, due arcate fanno da deposito per, tecnicamente, per quello che è il magazzino degli arredi, ma a settembre partiranno i bandi per le arcate. Stiamo definendo, quindi lo dico il piccolo scoop, in queste ore la nuova versione del piano d'ambito,
che rivede ancora le destinazioni rese compatibili con quello che è l'ulteriore disamina delle compatibilità normative, ma anche della logistica futura dei Murazzi. Tra poche settimane inizieranno i lavori per la parte al di là del ponte, sulla riqualificazione della scala, delle colonnine, eccetera, e di qua nel 2015 avremo il cantiere per le colonnine della balconata, le scale, l'illuminazione pubblica e le facciate, di cui tra l'altro lo scalo del battello è una piccola anticipazione, perché già lo scalo prevedeva questi lampioni ottocenteschi che sono in realtà quello che verrà recuperato come progetto unitario per la sovrintendenza per tutta l'arcata dei Murazzi, tutti i Murazzi da qui fino al ponte. Quindi insomma un carnet di cose importanti per ridare ai Murazzi una funzione, direi sulle 24 ore, ma stavolta molto vocata a un'utilizzazione pubblica delle arcate sul fronte diurno e sulle attività che le associazioni testeranno in questo programma e che probabilmente diventerà auspicabilmente il cuore dell'attività. E con questo cito e do la parola al mio collega Braccia Larghe. Me la cavo molto velocemente, innanzitutto dicendo grazie ai CS e ad Arci, perché hanno avuto l'intelligenza di fondere insieme un programma che appunto mette a disposizione della città sia, come dire, il patrimonio educativo, ludico, sportivo, che quello di valore culturale. Secondo, se qualcuno avesse in mano la delibera che ha autorizzato temporaneamente questa rivitalizzazione di questo angolo meraviglioso della nostra città, vedrebbe quanti assessori hanno collaborato insieme per rendere possibile questo progetto, quanti dirigenti, quante strutture del comune. E io credo che, come dire, sia bene ogni tanto ricordarci come l'unione faccia la forza e il gioco di squadra riesca a premiare ovviamente anche i migliori auspici che si possono formulare. Poi vorrei finire con un appello. Tutti gli artisti della nostra città, tutte le comunità culturali che credono e sentono e si riconoscono in questo progetto, sono pregati di prendere contatto con queste due associazioni. Perché? Perché siccome questa è un'esperienza importante per tutta la nostra comunità, se qualcuno può dedicare un'ora del suo talento, un concerto per allietare, tra virgolette, aiutarci in questo progetto, questo può diventare un ulteriore elemento di quell'amalgama della nostra cittadinanza di cui siamo alla ricerca per rendere sempre più bella la nostra città. Grazie. Cominciato tu, è giusto che finisca tu. Vi saluto semplicemente, vi ringrazio e vi invito intanto a questo piccolo buffet che abbiamo attrezzato e poi a visitare insieme a noi, per chi vorrà, appunto, quella che è l'area, gli allestimenti. Da questa sera partiremo già con una prima programmazione, come vedrete, di alcuni piccoli spettacoli, intrattenimenti a cura delle associazioni. Grazie e speriamo di vedervi nelle prossime serate, nei prossimi giorni. Grazie. Grazie a tutti. Bene, grazie.